Sia lodato Gesù Cristo, un brevissimo video questa sera, cari fratelli, soltanto per far notare una cosa. Le cose di teologia, cari fratelli, richiedono competenza. Io non, la lode di Dio, ho potuto fare, diciamo, degli studi approfonditi di teologia. Appunto, ho potuto fare anche un dottorato di teologia, poi ho anche un'altra laurea. A gloria di Dio lo dico questo, cari fratelli. Un cardinale Burke è un professore di teologia, ma io sono appunto un nulla. Ci sono questi grandi teologi di cui io sempre vi parlo, ma anche il grande cardinale di olandese, Eyck, il cardinale Burke, ma anche Carfarra, Meissner, eccetera, cioè Brandmüller. Sono persone che hanno studiato, hanno competenza teologica, cari fratelli, ma non dicono che Benedetto è il Papa. Svegliatevi! Io sento tanti commenti di gente che non ha nessuna competenza di teologia, si mettono a fare questioni, l'eresia, lì questo, lì. Oh, calmatevi, cari fratelli, eh! Datevi una grande calmata, datevi una grande calmata, perché la teologia non è un gioco da ragazzi. La teologia richiede tanta competenza, richiede molta competenza. Prima di arrivare a parlare di eresia, bisogna avere tanta prudenza. Cari fratelli, calmatevi, calmatevi a gettare, a lanciare questo, quell'altro, quell'altro. A tanti che mi dicono, ma guarda questo, questo è... Ma perché andate a scrivere a Ratzinger? Vedete quello che vi rispondo. Ratzinger, voi sapete, voi lo ritenete il Papa regnante? Provate a scrivere al Papa Ratzinger, provate a scrivere a questi esperti, vedete quello che vi dicono, cari fratelli. Ci vuole pazienza, ci vuole competenza. Io vedo gente che probabilmente non ha fatto neanche un giorno di studi di teologia a livello superiore che comincia a parlare di qua e dica, oh, calmatevi, calmatevi, perché altrimenti qui veramente, vedete, come dicevo l'altra volta, per dire la verità, poi si dicono delle corbellerie colossali. Bisogna avere grande pazienza, cari fratelli. Pazienza, bisogna avere competenza quando si parla. Ma scherziamo, dovete appunto cominciare a fare un bel bagno di umiltà. E non lo dico perché, se, perché dico io chissà chi sono. Ma perché, cari fratelli, per parlare di teologia ci vuole grande competenza. Ripeto, io sono un semplice sacerdote, mica sono qui una montagna di scienza. Certo, lo Spirito Santo ce l'abbiamo, ma lo Spirito Santo ci porta a essere molto umili, eh? Ci porta a cercare veramente la santa teologia, la buona teologia, ci porta a cercare gli esperti. Svegliatevi! Quale esperienza avete voi? Quale competenza teologica avete voi? Signori, io vedo tanti, tanti di questi commenti di gente che non ha una vera competenza. Si vede che non hanno competenza teologica, parla di qua. Oh, datevi una calmata, cari fratelli. La teologia è una scienza. Andate a vedere la Chiesa, a chi ha fatto insegnare, ma non dico adesso soltanto, a chi ha fatto insegnare, diciamo, da sempre la teologia, la gente competente, veramente competente, non uno che si alza e dice, ma io ho lo Spirito Santo, io so questo. Oh, cari fratelli, andiamoci calmi per con le cose. I testi magisteriali vanno studiati con grande attenzione e poi, ripeto, ripeto, ripeto. Oltre a questo ci vuole grande sapienza in questi tempi, perché non è soltanto conoscenza di dottrina, ma bisogna sapere anche la storia, bisogna avere competenze di esegesi. Cari fratelli, bisogna stare attenti, eh? Gli autori, vedete, appunto, quando si cita un San Tommaso, eccetera, però, cari fratelli, bisogna anche, diciamo, inquadrare gli autori nel loro tempo. Bisogna vedere lo sviluppo anche della teologia. Cari fratelli, per dire, San Tommaso sono 800 anni, eh? Quindi attenzione! Cioè, guardate, per esempio, voi sapete meglio di me, no? Cioè, sapete meglio di me, spero che sappiate. Cioè, guardate, quando si parla di eresia di qualcuno, la congregazione deve fare degli studi, deve vedere bene. Ma non tutti gli errori sono eresia, attenzione, eh? Quindi andiamoci molto calmi con tutta la situazione.
Voi vedete, andatevi a vedere anche alcuni che hanno fatto dei testi, dei documenti, andate a vedere anche la prudenza che questa gente ha. Ma che credete, che tutti sono impauriti? Sento dei commenti per guadagnarsi c'è 1.000 euro. Ma stiamo scherzando? Ma che cosa giudicate voi, cari fratelli? Cosa giudicate? Voi non, andatevi a studiare quello che è successo nei secoli passati, andate a vedere quello che appunto, andate a vedere quello che è successo nel passato e appunto andate a vedere la prudenza dei santi, andate a vedere appunto come appunto nel passato si sono affrontate certe situazioni. Andatevele a vedere. Cari fratelli, attenzione, dico. Queste cose richiedono, oltre a grande sapienza, anche molta pazienza e molta prudenza. Cari fratelli, sono tempi nei quali, appunto, bisogna stare estremamente attenti. Perché? Perché, ripeto, quello che ho detto l'altra volta, nel nome del bene si può prendere una strada storta. Il Papa, andate, tanti fanno questioni di questo, scrivete a Ratzinger. Andate a chiedere a Ratzinger, andate appunto a vedere se vi risponde e magari vi risponde. Papa Ratzinger appunto manifesta di essere, ha detto, ha scritto proprio e voglio metterlo proprio in questo video, proprio c'è il documento. Papa Ratzinger ha dato piena obbedienza a questo Papa, piena obbedienza. Cioè, se voi lo ritenete, se voi vi mettete in comunione con Ratzinger, Ratzinger è in piena comunione col Papa attuale. Quindi, cioè, cari fratelli, per questo lo dico, se non siete competenti, evitate di entrare in questioni troppo delicate. Abbiate pazienza, cercate di studiarvele le cose, ma a fondo, andate a vedere. Per questo io non vi dico, cioè, dovete seguire, non so, il primo che capita. Io vi parlo di persone competenti. Andate a vedere appunto quello che dicono questi competenti. Parlano, se devono dire qualche cosa, anche devono in alcuni casi dire qualche cosa e in certo modo di critica al Papa l'hanno fatto, eh? Cioè, ma come anche San Paolo, cari fratelli, anche San Paolo ha criticato San Pietro. Bisogna dire la verità, cari fratelli, ma ci vuole competenza, e cari fratelli, competenza, ci vuole lo Spirito Santo, veramente, non lo Spirito Santo presunto dalla persona stessa. Cioè io penso di avere lo Spirito Santo, quindi parlo di questo, io so quello. Oh, ma quale competenza tu c'hai? Hai studiato veramente a fondo le cose? Hai avuto la prudenza di parlare con persone veramente competenti? E con quante persone competenti hai parlato? Se sentite soltanto i video di Don Alessandro Minutella, mi sembra molto, molto riduttivo. Andate a vedere, a parlare con esperti di storia, di diritto canonico, di esegesi. Andate a parlare con esperti di teologia morale. Oh! Aprite gli occhi, cari fratelli, per avere una visione chiara delle cose e per appunto anche rendervi conto della prudenza che ci vuole. Cari fratelli, inutile che ci nascondiamo, eh? Andate a vedere, visto che qualcuno di voi segue i veggenti, no? Ecco, io ho detto proprio l'altro giorno a una signora, noi abbiamo una veggente approvata, sapete qual è? È la veggente, sono due in realtà, ma poi ce ne saranno sicuramente altre. Ma io voglio fermarmi sulle due veggenti che hanno visto la Madonna a Quibeco. È stata riconosciuta quell'apparizione, l'apparizione di Quibeco. Andate a parlare con le veggenti di Quibeco. Forza, vediamo che cosa vi dicono. Vediamo se vi dicono che che il vero Papa è Ratzinger. Forza, andate a parlare, quelle sono sicure, perché lì è proprio la Chiesa che lo ha detto, eh. E voglio appunto ricordarvi un'altra cosa, appunto che oltre a queste ci sono anche altre veggenti riconosciute. Per esempio, io non so se è ancora viva, però, sono state riconosciute le apparizioni di San Nicolás in Argentina. Andate a vedere se la veggente, se è ancora viva, non lo so, oppure se altre veggenti veramente riconosciute dalla Chiesa sono appunto e dicono che il Papa Ratzinger è il vero Papa. Andate a vedere. Forza, andate a fare questa ricerca, ma con veggenti riconosciuti e riconosciuti dalla Chiesa, non con veggenti inventati, eh? Attenzione, o con veggenti che pensate voi. Gente riconosciuta dalla Chiesa, andate a vedere. Forza, allora ripeto, qui ci vuole competenza, cari fratelli, competenza, competenza, competenza. Lo Spirito Santo è spirito di sapienza,
Non è uno spirito così, non è uno spirito, non è uno spirito che ci rende, diciamo, superbi. Cioè, io posso pensare di avere tutta la competenza di questo mondo, ma qual è la competenza riconosciuta? Ecco perché io vi dico, quali titoli avete? Quale competenza riconosciuta avete? Cardinale Burke, appunto, era un professore e poi è stato addirittura, appunto, a capo in Vaticano di una istituzione. Adesso non mi ricordo bene, scusate, adesso mi sfugge, ma è un grandissimo canonista. Adesso, appunto, lui mi pare che era a capo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, no? Cioè, è un grandissimo canonista. Cioè, lui non è che dice io sono chissà chi, lui ha una competenza riconosciuta e quando parla, parla con grande competenza. Anche altri, per esempio, Don Nicola Bux, che sono teologi di livello, è un teologo di grande livello, mi pare era consultore della Congregazione Maronita della Fede. Cioè, vi ripeto, dovete andare, e lo voglio sottolineare, andate dalle persone competenti veramente. Capite? Competenti veramente. La sapienza. In questi momenti si richiede la sapienza, non la sapienza presunta. Io presumo di... No, la sapienza reale, riconosciuta. La competenza riconosciuta. Si tratta di una situazione in cui oggi più che mai si richiede competenza. Competenza, ricordatevele queste parole. Competenza, quando vi dovete andare a fare un'operazione, voi non andate da chiunque, andate da una persona competente, andate da una persona appunto che sa operare, una persona competente, andate dai competenti veramente. Chiaro? Fate questo lavoro, cari fratelli, se no vi perdete, capito? No, no, ricordatevelo bene questo, mettetevelo bene nella testa. La dottrina cattolica, anzi, la parola di Dio ci chiama alla sapienza, chiedete la sapienza di Dio. E ripeto, andate dalle persone competenti. Competenti, competenti non è soltanto Don Alessandro Minutella, non so che competenza abbia, comunque è un sacerdote, è stato, ritengo che abbia una certa competenza, indubbiamente, no? Ma ci sono tanti, tanti competenti che hanno probabilmente titoli quasi immensamente superiori, eh? Ripeto, ci sono professori, ci sono persone che hanno grande competenza. Andate a parlare con loro e fatevi un bel pellegrinaggio a Roma, a qualche competente, a qualche professore, a qualche persona esperta. E cari fratelli, studiate approfonditamente, forza, compratevi il Denzinger, compratevi, ma questi testi poi vanno ben approfonditi, bisogna studiare anche i documenti papali, bisogna, cioè, per questo dico, dovete andare da gente competente, oppure se siete competenti veramente voi, allora è un altro conto, ma bisogna essere veramente competenti, ma se siete competenti io ritengo con chiarezza che quello che io dico lo capite perfettamente. Quindi, ripeto, cari fratelli, ripeto veramente e sottolineo quello che dico e concludo. Sapienza, sapienza, sapienza. E chiediamo l'intercessione, come dicevo ieri, di San Vincenzo Ferrer, che era un grande teologo. Anzi, speriamo che magari con l'intercessione sua si risolva tutta questa situazione e sia fatto dottore della Chiesa. Ieri stavo pensando a questo. Quindi vi invito a pregarlo molto, leggere la sua vita e leggere anche le parole che appunto attraverso i suoi scritti possiamo conoscere. Vedete che cosa bella avere questi santi. Quindi mi raccomando di appunto chiedere la sua intercessione perché tutta questa situazione si risolva nel senso positivo, che il Signore veramente si manifesti, la verità di Cristo si manifesti nella sua Chiesa, cari fratelli, il Signore intervenga, è una prova, è una grande prova, ma dobbiamo affrontarla con fede questa prova, cari fratelli, bisogna affrontare la situazione con fede, non appunto prendendo le cose così, oh, con fede e con competenza, con sapienza, con prudenza, con preghiera, perché appunto le cose vanno fatte appunto nella verità piena. Io ho fatto questi video perché ho visto che ci sono delle verità, delle falsità che stanno emergendo e allora sono intervenuto. Non è che io, diciamo, ho
un odio, questo no, io sto cercando proprio il vero bene e ve lo dico da parte del Signore col cuore aperto, perché potrei anche non fargli questi video e tanti saluti, no? Ma ci tengo per il vostro bene, per la vostra salvezza eterna, per la vostra vita spirituale, perché seguiate veramente Cristo, perché diate una testimonianza seria, perché non facciate ridere la gente, perché guardate, poi a un certo momento, quando si seguono delle indicazioni del tutto sballate, poi si fa ridere la gente, perché la gente, tanta gente che magari non è che c'ha ben la competenza, si rende conto, no? Dice, ma che stanno dicendo questi? Allora, attenzione, ripeto, affidiamoci molto all'intercessione di San Vincenzo Ferrer. San Vincenzo Ferrer prega per noi, intervieni con potenza in questa situazione, porta la profonda unità nella verità, nella Chiesa Santa di Dio. Vi raccomando, preghiamolo questo santo, perché è un gigante e ripeto, tanti anni fa quando c'era il Papa e l'Antipapa, una situazione di scisma. Ecco, allora che cosa è successo? È successo che lui è intervenuto, e lui stava prima con l'antipapa, poi è passato con il vero papa e quindi ha portato una profonda, il suo intervento ha realizzato un'unità straordinaria nella Chiesa, è stato riconosciuto lui il vincitore in certo modo dello scisma. Allora anche oggi San Vincenzo Ferrer intervieni perché ci sia profonda unità nella Chiesa, intervieni con potenza San Vincenzo. Intervieni con potenza San Vincenzo Ferrer. San Vincenzo faceva miracoli straordinari, eh? Anzi, se qualcuno di voi avesse qualche reliquia di San Vincenzo, me lo faccia sapere se me la può anche regalare, eccetera, perché mi piacerebbe averla. Dobbiamo sviluppare il culto di San Vincenzo Ferrer, San Vincenzo Ferrer, eh? Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Cari fratelli, voi che siete appunto anche con Don Alessandro, voi ci credete ai santi? Quindi vi domando di pregare molto San Vincenzo Ferrer, perché veramente ci sia profonda unità, perché tutti gli errori che girano in questi tempi tra i cattolici siano annientati dalla potenza divina. San Vincenzo Ferrer faceva miracoli straordinari, straordinari. Andate a vedere, miracoli straordinari. Guardate, io non li conosco tutti, ma ho visto diverse cose e veramente sono cose straordinarie, miracoli, conversioni straordinarie, delle cose eccezionali, cari fratelli. Andate a vedere. Poi magari io se potrò farò dei video in questo periodo proprio su San Vincenzo Ferrer. Allora mi raccomando, novene, preghiere a San Vincenzo Ferrer, ovviamente ancora di più a San Michele, a San Giuseppe, alla Madonna e ancora di più ovviamente alla Madonna Santissima. Poi appunto a Cristo e alla Santissima Trinità al di sopra di tutto. Quindi coraggio, 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 coraggio. Sono tempi nei quali dobbiamo pregare molto. È una prova perché il Signore ci vuole far pregare, pregare tanto, santificarci, fare penitenza. E poi coraggio e avanti, mi raccomando, E voglio appunto concludere con una bella preghiera alla Madonna, perché siamo tutti devoti della Madonna e la Madonna vuole la nostra unità, chiaro? Lo dico anche a Don Alessandro, la Madonna vuole la nostra unità, caro Don Alessandro. La Madonna ci vuole uniti nel suo cuore, coraggio. Io capisco tutti i problemi che tu puoi avere e non, appunto non voglio, ecco, io non è che ovviamente ti voglio del male, voglio il bene, voglio il tuo bene, la tua santificazione e voglio appunto che siamo tutti uniti nel coraggio. Mi raccomando tutti di pregare molto. San Vincenzo Ferrer, come dicevo, e insieme adesso preghiamo la Madonna, ovviamente pregheremo ancora di più la Madonna Santissima e ci metteremo proprio nel suo cuore immacolato. Voi avete fatto una consacrazione al cuore immacolato, io sono ovviamente anche consacrato, particolarmente devoto alla Madonna di Fatima, eh? L'anno scorso sono stato, quest'anno andrò e sono molto devoto, molto devoto, molto devoto, ho approfondito abbastanza il messaggio di Fatima, e appunto voglio dire che tra l'altro ho conosciuto diversi che appunto diverse persone eccetera che indubbiamente diciamo hanno fatto un forte apostolato anche qui in Italia, quindi diciamo ecco ci mettiamo anche nella
Ho conosciuto Madre Teresa, tra l'altro, di Santa Teresa di Calcutta. Ci mettiamo anche nella sua potente intercessione perché lei preghi con potenza per noi e per la Chiesa in questo tempo. Coraggio, coraggio, coraggio. E mi raccomando, voglio proprio raccomandarvelo questo. Preghiamo con la forza che appunto ci viene dalla Santissima Trinità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, vedete qui su, io ho una bella, proprio qui su, ho una bella icona della Madonna. Vedete lì su, è un'icona molto bella della Madonna. Ci affidiamo, ripeto, al suo cuore immacolato perché lei ci metta le mani in questa situazione. Lei ci deve mettere le mani, quindi ho una grande fiducia che nel suo cuore e con la potente sua intercessione tutta la situazione possa risolversi nella maniera migliore e possiamo entrare e possiamo vivere veramente in profonda comunione in Cristo, nella Chiesa, tra di noi. Va bene? Lode e gloria al Signore. Amen. Alleluia.